lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Rivolgiamo a te il nostro sguardo, Gesù, in questo grande mistero. La luce che vediamo diventi anche una luce nel nostro cuore, che ci riveli questo perdono immenso che ci hai dato, ci rafforzi nel perdonare gli altri e nel lottare per vincere la solitudine del mondo. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Ecco, restiamo in adorazione silenziosa un breve momento, portiamo a Gesù la nostra persona e anche quello che abbiamo capito stasera della sua parola. Preghiamo insieme, ripetiamo, inondaci, Signore, col tuo perdono. Presentiamo a te, o Signore, questa sera tutta la nostra vita, dal momento in cui fummo concepiti fino ad ora. Presentiamo, Signore, il nostro cuore in quella parte più afflitta dalla mancanza di fede nel tuo perdono. Ti presentiamo, Gesù, quei momenti della nostra vita in cui abbiamo fatto gli sbagli più gravi, allontanandoci da te e dai tuoi comandamenti.
Benediciamo, Signore, le relazioni malate che hanno causato del male in noi e in cui noi abbiamo fatto male agli altri. Adesso diciamo con verità davanti a Gesù che vogliamo perdonare anche noi e ripetiamo: nel tuo nome perdono di cuore tutto a tutti. Ti presento, Gesù, le più grandi ferite del mio passato, dove ho ricevuto i torti più gravi. Ti prego, Gesù, e ti presento quelle persone che proprio adesso, in questo periodo, mi viene tanto difficile di amare. Voglio, Gesù, in modo misterioso, anche perdonare me stesso se ho fatto degli sbagli, se non sono stato come volevo essere. Voglio perdonare, Signore, anche quelle persone, specialmente a me care, genitori, coniugi e figli, che hanno ferito il mio cuore, di cui neanche sono pienamente consapevole. Metto davanti a te, Signore, anche gli sbagli che altri hanno fatto contro di me per quanto riguarda la vita affettiva e sessuale. Aiuto, voglio anche perdonare quelli che mi hanno ingiustamente sottratto dei beni o non mi hanno retribuito nel mio lavoro. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Adesso preghiamo per combattere la solitudine, diciamo: Santissima Trinità, vinci ogni divisione e portaci all'unità. Santissima Trinità, vinci ogni divisione e portaci all'unità. Ti preghiamo, Gesù, per tutte le persone che soffrono la solitudine, manda qualcuno da loro e dona loro la forza di lottare per vivere in comunione con te e con gli altri. Santissima Trinità, vinci ogni divisione e portaci all'unità. Ti preghiamo, Signore, anche per noi stessi, per quei momenti della nostra vita in cui ci siamo rinchiusi in noi dopo delle delusioni che abbiamo patito. Santissima Trinità, ti chiediamo anche perdono, Signore, che qualche volta non abbiamo riconosciuto le persone che tu ci hai mandato perché potessimo aiutarle, perché potessimo uscire dalla solitudine. Ti chiedo, Santissima Trinità, di far nascere nella Chiesa del nostro tempo movimenti, associazioni e iniziative potenti per far uscire tanti tuoi figli dalla solitudine. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Adorazione silenziosa, poi faremo il tantum ergo con la benedizione.
disceso dal cielo. Preghiamo Dio che questo grande sacramento ci ha lasciato il memoriale della tua morte e risurrezione. Concedici di adorare spesso e con viva fede questo mistero del tuo corpo e del tuo sangue per accrescere in noi i frutti della redenzione. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. O Dio che in questo sacramento ci hai lasciato il nutrimento della vita eterna, concedici di crescere nel tuo amore e nella comunione tra di noi. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Ecco, prima di rinnovarvi la benedizione, vi ringrazio e poi anche do un avviso per il pellegrinaggio che a Dio piacendo faremo a Parravati il giorno 27 di ottobre. Faremo una bella visita, una bella preghiera davanti alla tomba di Natuzza. E questo pellegrinaggio è il pullman di 50, è quasi completo, mancano pochissimi posti, quindi mi esordo di affrettarvi chi vuol venire.
Poi, siccome siamo ancora distanti, può darsi che si fa un gruppo di prenotazioni rilevanti, una ventina, allora chiederemo il pullman a due piani. E si partirà alle ore 7:15 al Palacultura di Via Boccetta e alle 7:30 qui da Sant'Antonio. Si porta il pranzo a sacco, si paga come l'altra volta 24 euro e poi mi pare che non ci sono altre vie. Il pomeriggio andremo a Tropea per un po' di ricreazione, così di relax. Va bene, mi pare che è tutto. Il Signore sia con voi. Per intercessione del nostro Santo Fondatore vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Roma. Facciamo un applauso ai nostri amici di Roma. Facciamo anche una preghiera per loro. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Non so, Roberto, se sono avanzati alcuni messalini. Ci sono ancora? Sì, ancora. Ecco, chi le vuole consiglio di prenderli perché vi saranno utili, sono pochi.